Beh, la storia di Andrea è una storia che ha sconvolto la vita a tutti noi che gli stiamo intorno, come succede ogni volta che arriva l'autismo in una famiglia. Io ero un imprenditore, lavoravo nel mondo della comunicazione e ho diviso immediatamente la mia giornata in due, lavorando la mattina, concentrando in 5 ore quello che prima stava in 10, perché il pomeriggio lo dedicavo ad Andrea, che è diventato il primo mio pensiero prima di tutti quelli che c'erano prima. Gestendo imprese, io vedevo le aziende che funzionavano, che facevano utili, che avevano manager. Poi il pomeriggio nelle associazioni, nei centri dove ci sono questi ragazzi, ho preso paura, perché ho visto la disperazione. Ho visto che invece che i manager che producevano risultati, c'erano i volontari, bravissime persone, ma vengono quando possono. E poi vedevo le donazioni. Le donazioni oggi ci sono, domani no. Il contributo dello Stato, della Regione oggi arriva e domani sei di nuovo a piedi. Tutto questo, passando i pomeriggi con Andrea, lanciando i sassi dove? Il fiume. Lanciando i sassi nel fiume, è nata l'idea dei bambini delle fate, cioè portare nel sociale la mentalità imprenditoriale. E oggi noi abbiamo una fondazione che ha coinvolto 1200 imprenditori, 5.000 attività commerciali in tutta Italia, ma non con donazioni, non con l'elemosina, ma con un piano ben preciso di versamenti regolari. Ogni mese ci danno qualcosa, piccole cifre, ma messe tutte insieme stiamo raccogliendo molti milioni di euro che oggi permettono a 88 associazioni in tutta Italia, da Bolzano fino a Siracusa, di avere quelle risorse finanziarie che sono indispensabili per l'aiuto di questi ragazzi, sì, che sono ragazzi belli e bravi, autonomi. E autonomi quasi. Ero alle prese con l'autismo duro di Andrea, quello che separa le famiglie, quello che ti porta alla depressione, eccetera, eccetera. Allora mi sono messo dal punto di vista di Andrea. Sono io l'autistico. Chi vorrei al mio fianco? Io vorrei un papà, un amico, un vicino di casa, ma che mi fa volare, che mi fa fare qualcosa di figo, di bello, di spaziale, qualcosa che di inimmaginabile, di incredibile. E allora il mio desiderio più grande era attraversare l'America in moto e ho detto, visto che un ragazzo autistico non può viaggiare, non può avere cose diverse da quelle di routine, non può tante cose, ho detto vaffanbrodo, l'altra cosa non si può dire qua, sì. Si dice vaffanbrodo. Siamo partiti da Miami in moto con l'idea di attraversare l'America. Avrei scommesso che dopo 3 giorni sarei tornato prendendo il primo aereo e invece sono successe delle cose così meravigliose che siamo arrivati fino in Brasile. È durata 3 mesi e secondo me lì lui ha preso coscienza del suo stato, ma soprattutto ha detto, se posso fare tutte le cose che abbiamo fatto durante il viaggio, allora posso fare qualcosa anch'io. E da quando siamo tornati è partita la riscossa. Sì. Fatti 5, amico. Macchina o moto? Moto. Bicicletta o moto? Moto. A piedi o in moto? Moto. Moto. La moto è sempre stata per me un simbolo di libertà. Con BMW, che è un'azienda che sostiene i progetti dei bambini delle fate. Da quando ci siamo conosciuti abbiamo fatto il primo viaggio toccando tutte le 20 regioni d'Italia. E siamo stati poi in un viaggio in Marocco nel deserto del Sahara. Poi dal Veneto siamo andati giù fino a Salonicco in Grecia e da lì abbiamo invertito la rotta e siamo arrivati a Capo Nord. Avevamo paura di qualcosa? No. Di cosa hai paura? Di niente. E la moto io credo che permette proprio di avere quella prospettiva, quella visione del mondo, dei paesi che attraversi, dei personaggi, ti fermi dove vuoi. E poi BMW cosa ci ha insegnato? Make life a ride. Mille API. Sai cosa vuol dire? Sì. Che fai della tua vita un viaggio. Un viaggio. E con noi l'ha trasformata in Make Life an Inclusive Ride. Questa è la cosa che ci ha entusiasmato. Vedono questo papà che gira in moto col figlio, una cosa diversa. Noi stiamo cercando di far vedere l'1% di positivo che c'è in questa sindrome bastarda che sta uccidendo tanti ragazzi. Sono 600.000 famiglie in Italia. Uno ogni 50 dei nuovi nati hanno sindrome autistica e quindi i viaggi in moto, l'India soprattutto, l'ultimo, è quello che ci ha fatto conoscere, dicevo un po' a tutti quanti, e che ci sta permettendo di portare i nostri progetti in ogni angolo d'Italia. Abbiamo scelto la parte est dell'India, quella più rurale, più antica, più tradizionale, più legata alle cose spirituali. Io credo che sia il cuore del mondo l'India, ho visto le persone che
come gli dici ciao, sei già suo fratello e si aprono un incanto che non mi aspettava. Ecco, un viaggio proprio veramente in una cultura, in un mondo diverso, è stato il più estremo dei nostri viaggi. Abbiamo fatto 6, 7, 8 giorni di fila, sì. Pane, lenticchie e spinaci per 10 giorni, vero? Sì. E ci siamo arrangiati lo stesso. Sei stanco? No. Varanasi è il posto dove gli indiani vanno a morire, vanno a bruciare lungo le rive del Gange, perché in questo modo raggiungono prima il nirvana. Abbiamo fatto 3 giorni quasi in silenzio. È surreale, io non riesco a descrivere Varanasi, ci ha strappato l'anima, il cuore, la descrive meglio lui quando dice che gli indiani sono calmi circondati da caos, vero? Sì. Calmi circondati da caos. La loro religiosità la vedi in qualsiasi persona che incontri. I loro occhi che ti ringraziano, che ti offrono, che ti danno tutto quello che hanno. Veramente una cultura diversa. Poi abbiamo visto Calcutta, città che doveva essere sporca, unta, pericolosa, piena di ladri. E invece abbiamo trovato, Andre, abbiamo trovato degli amici, abbiamo trovato delle persone gentili. E abbiamo attraversato Chennai, bellissima. La punta sud dell'India che confina con lo Sri Lanka, e poi siamo arrivati a Trivandrum, che è stata la parte finale, la parte dei massaggi ayurvedici, la parte più con il mare, con le spiagge eccetera. Gli ultimi giorni sono stati un po' di relax e ci siamo fatti anche un tatuaggio. Faglielo vedere il tatuaggio, dov'è? Questo è l'Om. L'India veramente ci ha fatto capire quanto stupidi siamo quando ci incazziamo sulle cose, quando ci rivolgiamo male verso le altre persone che ci stanno vicino. Loro hanno tutti un sorriso, una parola, un gesto di Om per noi. E ce lo siamo tatuato. Sì. Così non ce lo dimentichiamo più. Quando vediamo una persona, sì, dobbiamo sempre essere gentili, sì, perché non sappiamo che storia c'è dietro a quella persona. Sì. Allora meglio essere gentili, sai? Sì. Come ci insegnano gli indiani. Quindi sempre una bella faccia. Sì, così. Sei pronto? Sì. Oggi sono 9 ore di moto. E ti diverti qua in India? Sì, il posto più bello del mondo. Andrea, qualsiasi posto io dove volevo andare, qualsiasi cosa che volevo fare, sempre sì. E quindi è bellissimo viaggiare con lui. Che tu sei il mio migliore amico, compagno di viaggio. Il mio miglior compagno di viaggio. Ricordati. Ti voglio bene. Ok. L'autismo di Andrea, il suo autismo, non gli permette di parlare. I suoi desideri restano solo dentro di lui. Al computer invece esiste una tecnica, si chiama comunicazione facilitata, arriva dagli Stati Uniti, gli permette di scrivere invece le sue sensazioni e le sue emozioni. Allora a parole riesce a dirci che bello, l'India è bella, l'India mi piace, ma negli scritti suoi invece vengono fuori delle profondità a noi completamente vietate. Ogni volta che si legge una frase di Andrea ti entra nelle viscere, ti entra nell'anima. Penso che siano commenti che io non saprei riportare come sta facendo lui. Sui personaggi dell'India, sull'India pericolosa, sull'India rurale che abbiamo attraversato, Andrea? Sì. Ma ci siamo adattati o no? Sì. Perché tu sei numeri uni. Lui attraverso la pittura si esprime, si rilassa. Quando scrive ti dice cos'è il quadro, ti dice come si perde, ti dice che sono le parole che non riesci a dire, con le quali non riesci ad esprimersi. Se solo la gente provasse a capire che non sono delle persone che non comprendono, ma hanno la totale comprensione, solo che nel suo caso l'autismo non gli permette di esprimersi. Finché ci siamo noi genitori qualcosa si combina, ma quando non ci siamo più, questo dopo di noi, il futuro, non c'è ancora nessuna soluzione se non quei centri, che sono centri dove i ragazzi piano piano una virale che li porta a morire lentamente in una desolazione che io vedo tutti i giorni nei centri che frequento. Con la fondazione stiamo acquistando delle case per il dopo di noi che doniamo alle associazioni che collaborano con noi, in maniera che questi ragazzi possano vivere su case inseriti nel mondo normale con dei tutor chiaramente che li assistono per quello che hanno bisogno. Ogni giorno. Da ogni punto di vista miglioro. Da ogni punto di vista miglioro. Questo è il nostro slogan. Siamo per questi ragazzi la parte positiva. Non guardiamoli schifandoci. E quindi non auguro a tutti di girare il mondo in moto, perché non è da tutti, ma auguro a tutti di avere qualcuno vicino che li faccia viaggiare,
anche per una passeggiata in giardino e per mangiare un gelato, perché tanti ragazzi non hanno neanche questo. Hai capito? Sì. Per questo dobbiamo sempre fare meglio con i bambini delle fate. Con i bambini delle fate. Ma se la BMW ci fa fare un altro viaggio? Metti un'apica, ti va a fare, ho detto in apica. In Africa vuoi andare? Sì. Con la BMW? Ti va a fare, ho detto in moto. Diglielo. Voglio andare in apica. Ok, e vediamo se sarà Africa.